La sigla ormai immancabile delle Books Angels. Aspettiamo Lucia Caponetto per parlare assieme a voi anche questa sera di una lettura davvero coinvolgente, ma non voglio svelarvi ancora nulla. Aspetto Lucia, vedo che si sta popolando. Saluto tutti quanti voi. Nel frattempo ne approfitto. Ecco la Lucia che sta arrivando. Intanto, benvenuti a tutti voi e a tutte voi a un'altra puntata delle Books Angels. Chissà cosa avremo in serbo per voi questa sera. Cosa avremo pensato? Una lettura davvero molto molto interessante, devo dire, mi è piaciuta moltissimo. Ma sono troppo impaziente di parlarvene, perché è una storia davvero che ho trovato molto originale, devo dire. E allora, vediamo Lucia. Ok. E tra poco sarà qua con noi. Vediamo se funziona. Sono Eccoci. arrivata! Ciao Lucia. Ciao Mari! Ti vedo bella illuminata questa Ah, sera. no, questa volta ho iniziato un po' presto, però devo dire che sono riuscita. Bene, bene, Ciao a grandissima. tutti, ciao a tutti, come state? Io sistemo un po' qui per vedere se mi si vede un po'. Eccoci qua, Tra eccola! l'altro, questa sera avremo bisogno dei ricordi di tutti voi che siete qui a seguirci, perché come un po' vi abbiamo già anticipato, Lucia ed io, in questi giorni, nelle nostre stories, parleremo delle prime volte, Delle quindi nei prime volte. commenti potete sbizzarrirvi quanto volete raccontandoci le vostre prime volte, magari apparentemente insignificanti oppure anche importanti, che vi hanno lasciato un segno profondo e magari anche bizzarre, perché no? Perché le prime Perché volte no? sono sempre le prime volte, quindi già c'è qualcuno che sta impazzendo, Luci, per il tuo nuovo look, bellissimo tra l'altro. Wow, l'avete notato nel nuovo look. Adesso mi sono già spettinata, però guardate, attenzione, vi faccio Ci vedere un po' qua piaci dietro. moltissimo. Ecco, Quindi come si suol Federica dire, ci ho dato il subito ha meglio. notato questo tuo nuovo Ciao look, davvero Fede. bellissimo. Bene, 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 grazie, 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 grazie. Allora, una cosa volevo dire, che c'è già Fabienne Agliardi, attenzione, è già presente la Grandissima. nostra autrice. Ciao Fabienne, benvenuta alla puntata dedicata al tuo meraviglioso romanzo. E ti facciamo salutare anche dalla nostra mascotte, che non può mancare. Eccola qui, Assolutamente. Ernestina. La nostra Ernestina, ormai mitica, la nostra Ciao. mascotte. Ciao Ernestina, come stai? Com'è andata la settimana? Abbastanza bene, insomma, sto meglio nel weekend, ho festeggiato San Valentino Brava, hai fatto bene, così si fa. Il weekend va vissuto appieno fino in con Ernestino. fondo. Esatto. Molto bene, molto bene. Allora, qui vedo un po' di, eccoci appunto, vedo un po', ciao, un nuovo look di Lucia, in effetti vi seguo, non spoilerate, lei è ossessionata dallo spoiler, no, tranquilla, leggiamo solo l'ultima pagina, stai serena che non spoileriamo per Giusto sicurezza così io. per non sbilanciarci troppo, ecco. No, Sì, no, perché no, vabbè. effettivamente noi Books Angels siamo molto attenti in generale a non fare troppo spoiler o comunque a non spoilerare, perché ovviamente ci piace raccontarvi i libri, come sono andate le nostre letture. Però non vogliamo assolutamente, vero Ernestina, sei d'accordo anche tu? Non vogliamo assolutamente togliervi il gusto della lettura, anzi, anzi. Quindi chiederei, Lucia, se sei d'accordo, visto che la nostra Ah, Fabienne è già partiamo qui con noi, a bombazza? che tra l'altro invito, se vorrà, a comunicare con noi attraverso appunto i commenti, facendoci sapere se magari diciamo cose astruse, no? Però a restare in contatto con noi, anche a magari ad approfondire laddove pensa che ce ne sia anche bisogno. E certo, e certo. Intanto dalla regia direi di mostrare la copertina del romanzo. Cosa ne dici, Mari? Allora. Assolutamente, che come sempre tutte le copertine di Morellini Editore della Collana Varianti sono splendide, anche quella di questa sera, secondo me, è bellissima. Bellissima.
Eccola qui. Buona la prima, scritto da Fabien Agliardi, pubblicato da Morellini Editore. Guardate che Editore. bella la copertina, come giustamente Sono tutte le Lucia foto. ci faceva notare, è bellissima ed è davvero particolarmente indicativa del significato di questa storia, perché adesso poi vi introdurremo piano piano, ma parleremo anche delle fotografie, ovvero di quelle istantanee che hanno segnato i nostri ricordi con le nostre prime volte. Vivremo tutto Esatto. questo nella nostra lettura, grazie a quelle che sono state le 20 prime volte della protagonista di questo bellissimo romanzo. Esatto. Allora, io prima di cominciare saluto un po' di scrittori, perché abbiamo con noi Lina Mollica, che è l'ospite che domani sera mi vedrà impegnata con la sua antologia di racconti, quindi domani sera su Facebook mi dedicherò alla sua antologia. Poi vedo Aldo Germani, ciao Aldo, che sarà nostro ospite, è vero, in una delle Salutiamo puntate delle Books Angels. tantissimo, Ho visto che ti è certo. arrivato il romanzo, è sempre Morellini Editore. Ci tengo a dire che noi lavoriamo per pura passione per questa casa editrice, ma perché, ecco, lei è la casa editrice che più di tutte ci manda i libri, le novità, e quindi a noi fa piacere ringraziarla così, giusto Mari? Assolutamente, siamo molto felici di questa bellissima collaborazione. La Morellini Editore ci sta veramente supportando moltissimo in queste nostre Sì. dirette e tra l'altro siamo, almeno parlo per me, ma parlo anche per te, mi permetto Lucia Te lo di dire che consento. siamo davvero felici di condividere con voi quella che è appunto la collana Varianti che stiamo trattando in questi mesi. Perché davvero ci sta regalando delle letture splendide, splendide Vero. e originali. E in particolare mi sta facendo conoscere degli autori emergenti, e non anche, devo dire, Certo. davvero che mi stanno sorprendendo e davvero mi stanno lasciando qualcosa di molto profondo. Ed è bellissimo per me perché, ti dico, io fino agli anni del liceo leggevo solo dei classici, lo ammetto, lo confesso, Io penso che perché devo ancora comunque. iniziare, invece, cioè Ecco, ignoro un po' vedi, tutta allora la vieni parte. fuori. Avrò bisogno di te poi, perché ho cominciato a leggere veramente tardi. Intanto saluto Paola Servente, che è la speaker di Radio Baboleo, niente poco di meno che gioia averti Paola, ciao. E saluto Siamo Gina Vasco felicissime. Estate, che è una fan sfregattata di Sara Rattaro, ma io adesso inizierei. E inizierei con una lettura che io, devo dire la verità, ho già fatto qualche volta in qualche mia presentazione dedicata a Fabienne Agliardi e al suo meraviglioso romanzo, però io non resisto, io devo assolutamente parlare del professor Maffezzoni. E Ah quindi sì, che è grandissimo il grandissimo nella proprio, storia. e quindi cominciamo chiaramente dei tratti per evitare di raccontare la fine, anche se a me piacerebbe leggerlo Certo. tutto, ma poi Fabienne viene qui e mi ammazza. 1983, il primo giorno di scuola. Quindi prima istantanea della protagonista, poi vi introdurremo un po' anche la Certo. trama e ovviamente vi parleremo anche di Fabienne e dei lavori che già Assolutamente. ha fatto. Ma ora lasciamo Perfetto. spazio a Lucia e alla sua voce bellissima. Di colpo sentimmo un forte schiocco di mani. Il Maffezzoni era pronto a entrare in scena. Congedò lo sparuto gruppetto di genitori rimasto fuori dall'aula, chiuse la porta e con passo lento e grave si avvicinò verso la cattedra. Si aggiustò con le mani la giacca di lino, si allisciò i baffi con pollice e indice, tirò su con il naso e si schiarì la gola. Sembrava un direttore d'orchestra sul podio. Ci guardò a lungo, senza parlare, spostando gli occhi da sinistra a destra, come per registrare tutte le facce. Buongiorno, qualcuno già lo sa, sono Ermanno Maffezzoni, ma voi mi chiamerete solo maestro. Vi porterò fino alla quinta e avrete sempre me in classe, a eccezione di insondabili cambiamenti del provveditorato. Ora ci conosceremo, ma intanto vi do cinque regole che per andare d'accordo dovrete sempre rispettare. Regola numero 1. Quando entro in classe dovete sempre alzarvi in piedi per salutarmi. Chi sgarra prende una nota di demerito. Anche gli zoppi, che
che issino sulle stampelle, che si issino sulle stampelle, guardò torvo Manfredi. Regola numero 2. Lavatevi bene al mattino. Chi sgarra prende una nota di demerito e dovrà scrivere 10 volte alla lavagna il suo nome e cognome con a seguire la parola puzza. Regola numero 3. Non sono ammessi ritardi né dimenticanze di materiale scolastico. Chi sgarra prende una nota di demerito. Regola numero 4. Portate solo merende sane e leggere. Le briochine vi saranno sequestrate. Chi sgarra resta a stomaco vuoto. Regola numero 5. Qui non siamo più all'asilo, per cui non chiedetemi spostamenti accanto all'amichetta del cuore. Prendetevela col destino e coi vostri cognomi. E soprattutto, chi a 6 anni ancora se la fa addosso, sappia che io non sono una suora pulisci culi. Chi sgarra se la tiene addosso fino a quando va a casa. Gli ultimi due punti mi crearono un subitaneo movimento di pancia, riportandomi con terrore allo scompenso dell'alba. Iniziai a sudare. Boh, chi di voi sa già leggere o scrivere? Chiese a bruciapelo, giusto per iniziare a creare scompiglio. Alzammo la mano in quattro. Lui consultò il registro, alzò la testa e fece mente locale con la disposizione dei banchi. Ah, tu sei la figlia dello spretato. Io la guardai e lo guardai atterrita, inconsapevole del significato della parola. Ma che cognome è Mao? Lengas? Sadico e suscitando risolini. Comunque, Mao, vediamo un po' come sai leggere. Lì sul muro ci sono dei poster, sono le lettere dell'alfabeto. Vai sulla U e leggi la parola sopra la foto. 1, 2, 3. Non avevo fatto nemmeno in tempo a tirare fuori l'astuccio, che già venivo interrogata. Spinsi indietro la sedia e mi girai verso la U. Mi fissavano tutti con uno sguardo compassionevole, ma io sarei stata una scolara bravissima, me l'avevano detto tutti a casa, dovevo solo trattenere il cagotto. Sul poster con la U c'era la fotografia di un uccellaccio con la cresta rossa puntinata di nero. Upupa, lessi rapida. Sentii addosso 42 occhi ammirati, più quelli infastiditi del Maffezzoni che evidentemente aveva perso il gancio per pungolarmi. Boh, Upupa, come vedete, è un uccello. Il gatto Mao se l'è pappato solo grazie alla sua copiosa fortuna. Ora sentiamo gli altri tre geni cosa sanno fare. Copiosa? Stava forse dicendo che ero una copiona? Ma come gli veniva in mente? E da chi avrei copiato, di grazia? C'era solo da leggere e nessuno mi aveva suggerito. E poi copiare il primo giorno di scuola, ma roba da matti. Mi aveva già schedato senza conoscermi. Gli avrei dimostrato che nessuno poteva dare della copiosa a Maya Mao. È bellissima anche questa parte e già ci dà l'idea dello stile di questa scrittrice che io ho trovato davvero brillante. Mi sono divertita tantissimo in questa lettura e il personaggio, adesso lo vedremo anche nelle prossime letture che Lucia farà per noi, però è Certo. un personaggio secondo me splendido, davvero ironico, che ha proprio uno sguardo sulla realtà che anche demolisce determinate. Adesso qui stavamo parlando appunto della sua prima volta, il suo primo giorno di scuola e quindi ancora piccola, però davvero demolisce anche dei modi di essere, di fare, di pensare degli adulti con una ironia tagliente, ma anche allo stesso tempo con una semplicità Sì, che è disarmante, è vero, disarmante. verissimo, verissimo. Poi è bellissimo, ora vi introdurrò anche meglio alla storia, alla trama, però è bellissimo perché poi in questa parte, finché è piccola, c'è anche una scoperta che accompagna appunto la sua storia di alcune parole. E quindi lei piano piano inizia anche ad approfondire determinate parole un po' più complesse che usano gli adulti, con alcuni dubbi davvero molto simpatici, molto, molto divertenti. Come abbiamo visto, Lucia, la protagonista è appunto Maya, che ha questo cognome un po' particolare, si chiama Mao, ed è in realtà una giornalista ormai quarantenne. E ogni giovedì si ritrova con un gruppo di suoi amici, diciamo così, storici.
E alla fine, durante una serata di queste, viene fuori appunto una domanda, cioè qual è il libro che avete Il primo scelto di libro, sì. leggere per primo? Esatto, il vostro primo libro qual è stato? Da questa domanda, poi la risposta non ve la svelo, perché anche la risposta che dà la protagonista è davvero molto particolare. Però da questo momento inizia a ripercorrere la propria vita attraverso quelle che sono state le prime volte. E visto che sua madre è una fotografa, in realtà è come se fissasse delle istantanee, no? Che fanno riferimento a quelle prime volte. Quindi piano piano nel corso della lettura si compone una sorta di album fotografico della protagonista, delle Esatto. sue appunto prime volte, ed è davvero bellissima questa idea. E, poi non voglio spoilerare troppo, però sicuramente mi ha Fabienne, mi hai fatto. terrorizzato la Mari. Fabienne, hai terrorizzato la Mari, sappilo, sappilo che il rischio che spoileri stasera è elevatissimo, perché non è mai successo, ma secondo me Questa sera stasera sei proprio. Draghi. Allora, vediamo l'ultima frase, com'è che diceva? No, ragazzi, però siete tanti, mi fa piacere, ma ragazzi, scrivete una vostra prima volta. Vi prego, ognuno faccia penitenza questa sera perché ho proprio voglia. Ad esempio, Paola Servente, se sei ancora con noi, potresti raccontare il tuo primo giorno in radio, i tuoi primi 10 minuti in radio. Sarebbe fantastico, vero Mari, sapere da Paola Sì. com'è andata. Paola, devi sapere che Radio Bamboleo è la radio Ligure, cioè la Liguria è Radio Bamboleo. Addirittura io volevo scrivere una lettera al sindaco e scrivere che mi piacerebbe che anziché 103 si potesse sentire in galleria, perché le gallerie ligure sono tremende, cioè appena tu inizi una galleria non puoi ascoltare la radio, è Vero, impossibile. E verissimo. quindi mi farebbe piacere che anziché 103.3, che di solito dà notizie del traffico sempre tragiche, mi piacerebbe che ci fosse Radio Bamboleo con Paola Servente. Quindi Paola, mi raccomando, andiamo avanti che stavi Sì, andando benissimo. Panico puro scrive, vedi, vedi, vai, 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 scrivi, ci sono scrivi arrivati Paola. anche dei commenti che ti vorrei leggere, Luci, visto che io sono l'addetta ai Sei l'addetta ai commenti, quindi devo commenti. monitorare i commenti. Intanto saluto anche Sara Taro, che ho visto, ci ha mandato dei Dei cuoricini, cuori. Ciao quindi la Sara. salutiamo tantissimo. Ciao Sara, siamo molto felici di vederti qui tra noi. Allora, avevo visto un commento di Ale, che era Sì. bellissimo, appunto a proposito della lettura che hai fatto e della figura appunto dell'insegnante delle elementari di Maya. Tra l'altro leggerete poi il racconto, ma vi anticipo, senza spoilerare troppo, che anche il nome di Maya, della protagonista, ha una storia secondo me divertentissima e proprio come lei si definisce è secondo me spettacolare. Allora, intanto Sara Lattaro ci scrive: ciao bravissime, grazie Sara, siamo molto contente. Poi io mi emoziono. Allora, volevo recuperare un po' di commenti. Sì. Cosa Dunque, allora, c'era. Allora, dice Ale Ale? intanto dice spassosissimo, ma aveva lasciato anche un altro commento. Eccolo, l'ho Sì. trovato. Ale ci scrive, no, rispetto alla descrizione che hai fatto del maestro di Maya, più che un maestro sembra il sergente di Full Metal Jacket. In effetti Effettivamente, Ale, è vero. è Perché davvero tremendo. è un personaggio. Io quando ho iniziato a leggere come trattava questi bambini, ho pensato, ma che personaggio assurdo. E effettivamente poi se noi pensiamo, no, a quando la protagonista aveva iniziato ad andare a scuola, siamo negli anni Ottanta e quindi insomma allora diciamo che non è come adesso, c'erano sicuramente dei bravissimi insegnanti anche allora, però insomma era possibile trovare anche un po' questi personaggioni un po' particolari alla fine. Ma sai Poi, perché? Perché una volta venivano ascoltati molto di più e quindi la loro autorità era effettivamente, diciamo, più. Io parlo spesso degli allievi, poi lo sai che non amo troppo sempre generalizzare, però succede qualche volta ad oggi, dai, è abbastanza risaputo e ripetuto che i ragazzini di oggi rispettano un po' meno i professori, i genitori sono più propensi a difendere gli alunni, i figli rispetto ai prof, insomma, è una guerra intestina che mi permetto di sì, affrontare non non è avendo figli facile. e quindi non dovendo gestire né figli né professori, altrimenti Quindi non probabilmente. ascoltate
sì, perché Sarei noi non abbiamo giusta? figli, Noi quindi non siamo. facciamo Non testo. facciamo testo, però devo dire che effettivamente una volta, insomma, era temuto. Io mi ricordo la mia maestra delle elementari che era una santa, che però, caspita, quando arrivava in classe c'era confusione, io mi ricordo che alzava il dito indice, non pensate subito cose brutte, ma mi ricordo che Certo che le pensiamo. alzava il dito e finché non volava una mosca, lei teneva questo dito bene, impronunciato, Quindi stava diciamo, tutta la bene. lezione con questo dito così, fondamentalmente, E a immagino. noi faceva paurissima, quindi quando vedevamo questo dito, istintivamente Minaccioso. calava un silenzio pazzesco. Adesso tutte le dita e nessuno li considera. Ecco, comunque, vabbè, Sì, no, parlavamo di infatti, Fabienne. i E tempi quindi, cambiano Lucia, effettivamente. non sgarravi? Insomma, no, 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 non sgarravo mai, dice Fabienne. No, no, non sgarravo mai, non sgarravo mai. Anche tuo marito dice. Sarei curiosa, allora, visto che Fabienne è con noi, scusate, ma cerco di ristabilire la visuale normale oltre ai commenti. Allora, intanto vi invito nuovamente a scriverci. Alcune delle vostre prime volte, quelle che si possono raccontare, Anche quelle che non si ovviamente. possono, dai, anche quelle che non si Sì, possono. insomma. Col nuovo look sono molto più aggressivi. Visto, infatti, il nuovo look che ti rende un po' così, bella Viver. Birichina, birichina, oserei dire Birichina. birichina. Esatto, quindi se volete scriveteci qua nei commenti alcune vostre prime volte e poi adesso ho letto appunto Fabienne il suo commento, vi seguo, non spoilerate, no? Cercheremo di non spoilerare, Fabienne, promesso. E tra l'altro vorrei cogliere l'occasione, Fabienne, visto che sei qui con noi, se vuoi scriverci una mia curiosità. Come ti è venuta questa idea? Perché davvero io ho trovato l'idea di questo libro davvero molto forte e originale, e anche perché davvero, sinceramente, io ho iniziato a cercare di ricordare alcune delle mie prime volte. Alcune le ho ricordate, e per altre, sinceramente, ho dovuto pensarci perché è passato un po' di tempo, sapete com'è? Ma raccontaci una tua prima volta, Mari, scusami, Ecco, lo già che sapevo siamo che qui. sarebbe arrivata Dai un questa po'. domanda. Anzi, guarda, sarò più precisa perché dovete sapere, cari tele, anzi, cari Instagram spettatori, Non so perché, ma immagino cosa tu stia per dire, spero di no. perché, no, sì, io recentemente, peraltro, così come dire per sbaglio, Mi perché quando tu. nascondo Tu vai dietro sempre a al dito di cercare Fabio. The Wismo, il blog, lei si nasconde dietro sì, Wismo, però dovete sapere che la signorina canta, ma non è che canti perché canta, non lo so, alla comunione, no, lei canta proprio e si è diplomata al conservatorio, quindi non so se questa sera potrebbe essere, ma sicuramente ho una curiosità, poi abbiamo Fabienne, ho visto che ha risposto e quindi poi Fabienne la leggiamo, però vorrei sapere la prima volta che hai cantato in pubblico. Allora, innanzitutto alla fine sei tu che hai spoilerato me, quindi alla fine è andata così. Allora, la prima volta che ho cantato in pubblico, allora non diciamo così in modo professionale, perché la mia prima volta è stata, ancora non avevo iniziato a studiare canto, non avevo idea di intraprendere anche quella che è stata poi la mia professione per tantissimi anni. E la prima volta è stata a 12 anni, mi ricordo ancora la canzone, non so se forse gli Potresti conviene cominciare conoscere così, il potresti, sì, no, potresti cominciare così, giusto la prima frase, le prime note, ecco. ma vi assicuro che vi basterà sapere il titolo perché avevo 12 anni, ero da mia nonna, e era una festa di famiglia, delle feste bellissime che facevamo perché nella mia famiglia ci sono diversi musicisti, avevamo anche tanti amici a quel tempo, musicisti, eccetera. E quindi mi dissero, dai, canta una canzone insieme, penso che fosse mio zio, erano gli anni di Non amarmi. Per il E gusto quindi di qualcosa di facevo questo diverso. duetto su Non amarmi e io diventai non bordo ragazzi e ragazze di più, ero imbarazzatissima
E da lì capì che avrei fatto la cantante, quindi Fantastico, fantastico. Però sì. io, voi la ricordate bene? Non me la ricordo. Com'è che faceva più? Come faceva Mari? Io non ho Non. parole su questa città, se la Se la gente vuole, gente vuole, ma ma quanto quanto male male fa. fa? Bene, 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 bene. E quindi Dopo cosa questa dicevi? chicca, ma Lucia, intanto ti faccio riflettere alla tua prima volta e vorrei chiederti, ti rigiro la domanda, la prima volta in cui hai letto in pubblico. Oh, caspita, questa è facile. La so, la so, la so, La sai? la so. La prima volta che ho letto in pubblico è stato proprio con l'autrice che è qui questa sera con Sara Rattaro e ho letto a Palazzo Ducale il libro che poi ha vinto il premio Bancarella, Niente come te, ed è stata la prima mia lettura in pubblico a Palazzo Ducale nella sala grande del Gran, come si chiamava più del Gran Consiglio, non mi ricordo, spero di non dire scemenze, però era questa sala enorme, c'era moltissima gente e io mi ricordo che era con me la mia mamma, ovviamente, la mia insegnante di recitazione, Graziella Martinoli, che bacio sempre quando ho occasione di salutare, ed è stata veramente, veramente emozionante. Io mi ricordo questa cosa del minestrone a pezzi grossi, chissà perché avevo studiato, praticamente la sapevo a memoria con la lettura e quindi insomma, bello, Eri è stato bellissimo. emozionata? Sì, ero super emozionata, ero super emozionata, ma un'adrenalina, poi avendo fatto teatro per tanti anni, tanti spettacoli che io ho sempre vissuto con un'ansia che mi veniva da dire, caspita, ma lo fai praticamente per hobby, no? Ma che cavolo lo fai a fare se devi tutte le volte che hai uno spettacolo vivere questa giornata come se fosse l'ultima della tua vita? E quindi ne arrivavo da quest'ansia perenne, della prima in teatro. Ed è stato praticamente la stessa cosa, se non che avevo il libro davanti da leggere, perché il teatro chiaramente va da sé che se non ti ricordi le battute sei del gatto, come Mao! Certo, come come mai? Mao! E quindi vabbè, dai. Allora, là, Fabienne, Sì, signorina dei recupero. commenti, vai a recuperare perché io la so questa cosa che Sì. tu le hai chiesto perché qualche Ok. volta abbiamo parlato. Vai a Allora, prenderla. aspetta perché devo recuperare il commento perché non lo vedo. Vuoi che te lo Aspetta, legga ok. io? Dunque, E tu, se non la allora, trovi, se non la trovi, ce l'hai già lì? Sì, io così ce l'ho già lì. risparmiamo. Sì, dice Ok. invece, aspetta, Perché nasce veramente ci allora avete scritto il tantissimo. romanzo nasce da una domanda fatta a mio marito. Ti Ah, ecco. ricordi il tuo primo amore? Lei ha chiesto a lui. E lui, no, dice lui in panico. E lei, e invece io me lo ricordavo il mio e sono andata a ricercarlo su Facebook. Ah, vedi, grande Facebook. E quindi da lì è partito tutto un lavoro che ha portato evidentemente Bello! a questa meraviglia. Sì. Che bello, ero davvero, grazie Fabian perché ero davvero curiosa di farti questa domanda, perché ho pensato, ma come le sarà venuta in mente questa idea così particolare? E direi a questo punto, Lucia, se sei d'accordo, di passare a un'altra lettura, perché qua il tempo Sì. scorre e noi ovviamente abbiamo un'ora di Allora, tempo. io ho scelto la mia prima dieta perché il mio lavoro, chiaramente, che per chi non lo sapesse, io lavoro in questa multinazionale che si occupa di dimagrimento e benessere, Pronocal Group, così faccio anche un po' di pubblicità, se volete andare a cercare sul sito, c'è il sito Pronocal Group per saperne di più, grazie, poi chiamate, scrivete. No, al di là di questo, mi ha fatto impazzire. E allora, io, dal momento che ho cercato di non leggerle tutto, tendenzialmente l'ho diviso in due letture, quindi vi faccio prima una prima parte, poi una seconda parte senza finire, altrimenti Fabian mi uccide. Allora, però mi fa troppo ridere. Leggo per un po', eh. Sì. 1995, la prima dieta. Che tu sia magra, normotipo o decisamente in carne, chissà come mai, a un certo punto ti scatta l'orologio biologico della dieta. Quanto a me, a 18 anni era già singolare che non l'avessi iniziata prima. Non ero certo obesa, ma pur crescendo in altezza, ero sempre accompagnata da una morbidezza di tutto rispetto. Burrosa. Grazie a Mirko con la K avevo inquadrato la definizione.
termine utilizzato per descrivere una donna non magra, procace e ben fornita di curve, spesso viene usato in modo eufemistico per indicare donne decisamente grasse. Quel burrosa mi aveva aperto un primo varco che avevo richiuso più che altro per indolenza, anche se ogni tanto i giornali mi tentavano con proposte marpioniche come la dieta non dieta, la dieta del gelato, la 7 giorni banane, ananas, cannella, fino allo scoccare dell'ora X. Erano gli ultimi scampoli dell'estate 1995. Quell'anno la vacanza in Puglia dai cugini dell'hotel era stata particolarmente godereccia. Me ne ero resa conto dall'ultimissimo giro per saldi. Provavo cose e sudavo freddo. Ti passo una 46? Mi disse la commessa quando, sacramentando, tentai di sfilarmi dei jeans taglia 42 rimasti incastrati ai polpacci. Aveva saltato la 44 a piè pari. Aveva detto 46. 46. 46. Avvilita. Girai per 2 ore senza meta. Era dura tornare a casa senza nemmeno un acquisto. Avrei dovuto giustificare il fallimento e soprattutto restituire le 50.000 lire. Finché, guidata da un liberatorio vaffanculo interiore, mi comprai un cono tre gusti con giro della morte di panna montata. Ciao, Mau, El Gat! Sei sempre un boiler, vedo. Riconosciuta, mi si parò davanti di colpo, facendomi sobbalzare. Alzai lo sguardo. Erano affezzoni. D'istinto cercai di nascondere il gelato, ma era troppo tardi. Non mi restò che svicolare giocando la carta dell'ironia. sono affezionata al latte e ai suoi derivati. Dopo tanti anni di casato, lui continuò a guardarmi con lo stesso disgusto con cui aveva sempre guardato le girelle. Cosa fai, Mao? Racconta, butto lì per rovistare un po' nella mia vita. Classico. Quest'anno mi diplomo, media dell'8. Poi lettere. Risposi rapida, certa di compiacerlo e di distrarlo dal gelato. Sono in classe con Banfi e il Ciano e te l'ho chiesto? No. Comunque, bene per la Banfi, male per il Ciano. Pessimo soggetto. Sgarra sempre con gli orari, quel cretino? Sorrisi. La chiacchierata con i Maffezzoni era un amarcord inaspettato ed emozionante. Gli raccontai un po' di questo, un po' di quello, colui che diceva sempre te l'ho chiesto, ma che in fin dei conti ascoltava curioso. Era sempre lui, i baffi un po' più grigi e sempre meno capelli. Finché, come un amante che ha finito il tempo e deve tornare dalla moglie, si accomiatò. Bon, Mau, vado. E basta coi gelati tu, che tra un po' esplodi. Provai a trattenerlo con una frottola seduttiva. Sì, ma proprio domani inizio la dieta. Questo era l'ultimo. Brava, la dieta ti fa solo che bene, ma vedi di non sgarrare. Era sempre lui. Si era fatto un po' di fatti miei e mi aveva smosso un proposito parcheggiato da troppo tempo. Dovevo perdere peso. Il dottor Federico Maria Serretta era un cinquantenne segaligno con un prestigioso studio in corso Magenta e una segretaria che sembrava una lisca. Una lista d'attesa di 2 mesi per la visita girata in 2 giorni solo grazie al passepartout di Babbo Ciano. All'ingresso del suo studio giaceva un dalmata di nome Ringo, come Ringo Starr, non come i biscotti, mi contraddisse il Serretta. Che alzò la testa per guardarmi di sfuggita, indeciso se sbranarmi o ignorarmi. Il verdetto del Serretta fu brutale. 1,62 m per 68 kg. Sarebbe meglio averli invertiti, questi due numeri. Ma è perché ho le ossa grosse. Eccola lì. La solita scusa delle ossa grosse, di voi ingorde che mangiate male, non fate sport. Ero una truffatrice in trappola, ma decisi di andare fino in fondo. Mi sentivo ancora addosso lo sguardo di disapprovazione del Maffezzoni. Sono molto motivata, dottore. Mi dia una dieta severa. La dieta da sola non basta. Devi fare sport, perché se perdi peso senza tonificare al contempo, mi resti molle e quelle bracciotte lì ti diventano come 2 ali di pipistrello. Sai che schifo già la tua età?
Lo spietato Serretta mi prescrisse gli esami del sangue e si segnò le mie abitudini, compresi gli alimenti particolarmente invisi. A parte il rognone e le bietole rosse, di cui avrebbero dovuto vietare la vendita per legge, purtroppo mi piaceva tutto. E lui me lo aveva detto, l'aveva letto nello stomaco. Uscii dallo studio con 200.000 lire in meno. In nero. Scavalcai Ringo, che sbuffò ma aveva deciso di ignorarmi, e tornai a casa brandendo il diario del paziente come se fosse il martello di Thor. 7 pagine di dieta, 3 di alimenti proibiti, 1 di attività sportiva collaterale, una lista di integratori e l'appuntamento da lì a un mese per il controllo. Devo perdere 4 chili nei primi 30 giorni, spiegai a casa. Per 200.000 lire dovresti perderne almeno 10, con la garanzia di non riprenderli mai più, commentò caustico il vescovo, sempre pronto a darmi una sberla. Molto bella anche questa parte, e tra l'altro sono divertentissime anche le dinamiche familiari. E infatti, Maya ha una madre che è fotografa e diciamo che è un po', come dire, la sua spalla, perché comunque la capisce un po' di più anche nel suo essere ragazza, nel suo voler scoprire e conoscere il mondo attraverso anche i propri occhi, le proprie esperienze. E poi ha questo padre, che diciamo è un prete mancato e quindi insomma è anche un po' la sua visuale, no? su certe questioni e soprattutto ci rimane abbastanza di sasso diverse volte di fronte ad alcune uscite della figlia che lo lasciano veramente di sasso, come ad esempio quando lei racconta a tavola che vuole fare la scrittrice, vuole scrivere il suo primo libro. Quando la madre le chiede l'argomento, non vi dico quale, perché abbiamo promesso a Fabienne di non spoilerare, però diciamo che dalla sua risposta il padre si rimane malissimo. E insomma, quella Malissimo. scena è anche una delle tante scene molto, molto divertenti che sicuramente ritroverete in questo libro. Lucia, vorrei dire anche Sì. qualcosa sull'autrice, su Certamente. Fabienne. E quindi Prego. presentarla. Allora, Fabiana Agliardi è giornalista e direttore editoriale di teatro.it, quindi se volete andate a dare anche una sbirciatina. È tra gli autori della rivista satirica Prugna, ha collaborato con Mondadori e si occupa di comunicazione alla direzione alumni dell'Università di Bo Bocconi. Dell'Università Bocconi, in realtà, scusate, e il suo primo racconto risale al 1987 ed è stato pubblicato nel giornalino del convento dei frati cappuccini di Salò, al tempo presieduto da suo zio padre Pierfranco. Dopo 3 anni di scuola, di scrittura e alcuni concorsi, dove si è ben piazzata con racconti brevi, ha pensato fosse giunta l'ora di andare oltre le 5 pagine. E buona la prima, è appunto il suo primo romanzo. Quindi ci Esatto. tenevo a presentarvi anche l'autrice che ha questo stile così, a mio avviso, divertente. La protagonista mi è piaciuta tantissimo e mi ha fatto anche riflettere su tante cose, anche su questa bellissima idea, effettivamente, di anche quanto possa essere bello tornare con i ricordi a quelle che sono state le nostre prime volte, anche apparentemente le più piccole, no? Le più insignificanti, ma che in realtà alla fine anche loro hanno contribuito a farci diventare ciò che noi tuttora siamo. È A volte verissimo. non ci si pensa Non tanto a ci si pensa, questo. però attenzione, perché ovviamente tu parli, a me vengono in mente le riflessioni intelligentissime, peraltro, perché in realtà noi siamo sempre un po' focalizzati a individuare la prima volta come un qualche cosa che ci è successo quando eravamo bambini, perché va da sé. Il primo gelato, il primo voto a scuola, è chiaro che rimandi a periodi dell'infanzia. Ma attenzione, perché sempre di più noi da grandi viviamo delle prime volte. Non sei d'accordo, Mari? Assolutamente, assolutamente sì.
Ed è la cosa bella, perché le prime volte in realtà non finiscono mai, Esatto, fortunatamente. esatto, esatto. Sono E un po' il quindi, sale, no? sì, è anche bello emozionarsi. Ad esempio, io mi ricordo recentemente, tipo 3 anni fa, la mia prima volta che ho fatto un viaggio di lavoro in Sardegna. A me è stata data la Sardegna come zona di lavoro perché hanno deciso che Liguria e Sardegna sono praticamente vicine. In realtà no, nel senso che per andare in Sardegna spesso impiego tanto quanto se andassi a New York, ma a parte questo piccolo momento di Piccolo polemica, dettaglio. perché da Milano in 50 minuti in Sardegna, invece una volta era così, adesso ai miei ci sono sempre meno voli. Ma a parte questo, io mi ricordo la prima sera che ho dormito in albergo da sola, comunque in una località che normalmente è di vacanza, no? E quindi ho riscoperto il piacere di girare da sola, ho scoperto il piacere di non avere paura. Nella tua città, a volte, hai un po' di pregiudizio, a volte è la verità, no? Eviti di andare in determinate vie perché pensi che possa essere pericoloso, piuttosto che perché sai che magari è più pericoloso, no? E invece quando vai in un posto nuovo, almeno io, mi ritrovo ad essere un po' incosciente. Se io non so che quel posto è pericoloso, ci vado, no? Assolutamente. E presumibilmente ci vado non con la paura, perché ho l'incoscienza di non sapere, no? E quindi diventano bellissime esperienze, bellissime cose. Ecco, mi spengo perché ho avuto questo momento, questo salto in Sì, perché alto. poi quando si inizia a pensare alle proprie prime volte, che siano magari da bambini ma anche da adulti, alla fine ti perdi perché Certo. effettivamente ci sono state. Ed è vero che quando si affronta una situazione, un'esperienza, come dici tu, per la prima volta, si è anche un po' incoscienti, no? È quell'incoscienza che ti fa vivere il momento in realtà. Esatto. Se ci pensi dopo magari anni o col senno di poi, dici: ah, ma come ho fatto? Come ho potuto in quel momento essere così? Esatto. E invece sì, è successo, ma io direi in alcune occasioni per fortuna. Tra l'altro, abbiamo una prima volta di una Sì. Sì. nostra amica, di Federica Candido, che scrive: la mia prima uscita di alpinismo l'estate scorsa per raggiungere una vetta a 4.200 metri. Però Bello. felicità ed emozione pure, immagino sia Lo stata una prima credo. volta Wow. indimenticabile. Sono esperienze che davvero ti rimangono tantissimo. Fa Quindi bene fateci sapere. che la sua vita è un romanzo, perché se Fabienne Fabienne avesse scrive. voglia ci farebbe morire da ridere. Vai, leggi cosa scrive. Fabienne ci scrive, bellissima. La prima volta dal parrucchiere dopo il primo lockdown a maggio, indimenticabile. Indimenticabile. Sei il mio mito, è vero. No, neanche io non lo dimenticherò mai, veramente. Tornare per la prima volta dal parrucchiere dopo il lockdown, un'esperienza più che altro per lui perché ha dovuto lavorare non so quanto, però vabbè, questa è un'altra storia, assolutamente. Volevo ricordare che appunto, come già dicevamo prima, visto che una delle nostre curiosità era sapere da Fabienne dove ha preso l'idea per scrivere questa storia. Appunto, questo non è un libro autobiografico, quindi è Brava. ci tengo a dirlo perché anche l'autrice lo specifica Sì. ed è frutto della sua fantasia, anche del momento che stava vivendo quando ha scritto appunto questa storia. Esatto, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, non è autobiografico, probabilmente spero che ci siano dei piccoli tratti dove lei, giusto per la memoria, no? Che si sia ricordata determinate cose, però è assolutamente non autobiografico e ed è una delle cose che lo rende ancora più speciale, no? Perché effettivamente riesce, in ogni prima volta riesce a trovare qualcuno che possa dire, caspita, e che dirà, e che dice, se l'ha già letto, l'ha già pensato, altrimenti di fatto dirà: caspita, è successo anche a me, perché effettivamente cosa dici? Andiamo un po' avanti con la dieta, visto che ho visto adesso che è arrivato il medico Robert e quindi gli dedico al ciao e ti dedico questo pezzo. Visto che sei arrivato adesso, ti dico che nella prima parte questa nostra protagonista, Mao, ha deciso di fare la dieta perché era 1,62 m x 68 kg. Allora questo veramente pazzesco, severissimo medico, le dà la dieta. Allora.
Quindi lei inizia la dieta. I primi 3 giorni furono qualcosa di epico. Sveglia alle 6, acqua tiepida con limone spremuto, 2 capsule di magnesio, 5 km di camminata veloce, andata e ritorno dai giardini di palestra con giro interno nel verde. Rientro a casa, doccia, yogurt magro con becchime e attesa spasmodica per ghermire i 6 pistacchi e le 3 noci delle ore 11. A pranzo, il pastone dei cani, con a seguire 12 rondelle di zucchine finto trifolate, senza aglio, senza olio, ma solo ripassate nel prezzemolo. Con insalata, misticanza, mela, merenda e gran finale a cena con strabiliante passata di verdure esauribile in 3 cucchiaiate, una fettina di pollo grigliata e finocchi cotti. E prima di andare a letto, 3 serie da 30 addominali. Le note su il diario del paziente assunsero da subito contorni preoccupanti. Capogiri, mal di testa, risvegli notturni con buco allo stomaco, senso di arsura. Alla voce sgarri, decisi di scrivere la verità. 12 pistacchi anziché 6. Cucchiaino di Nutella ristorativo dopo l'attività fisica su fetta biscottata integrale, fetta di torta giustificata per compleanno cugina e l'ultima settimana aggiunta arbitraria dei 40 grammi residui di pasta per buttare la scatola. La situazione peggiorò drasticamente con il ritorno a scuola. Ero al 7° giorno di dieta e l'ora dei pistacchi coincideva spesso con le lezioni della Rabitti. Cos'hai, Mao? Sei distratta? Mi sobillò quella al 12° giorno. Era vero. Avevo difficoltà di concentrazioni e borborigmi continui. La Mao ha fame, non connette. È a dieta? Svelò il riservatissimo Ciano. Lei mi scrutò perplessa. Non si era reso conto, non si era resa conto del dimagrimento. Male. Accennò un applauso rallentato e derisorio. Bene, Mao. Allora parliamo un po' di Plotino e della sua idea della simmetria delle parti e dell'armonia. Eccola lì, in un'altra delle sue dannate estemporanee. Dopo avermi affibbiato 6 meno meno, mi tenne d'occhio per i giorni a venire, fulminandomi ogni volta che mangiavo i miei sacrosanti 6 pistacchi. La dieta era faticosa e l'alzataccia per la camminata ancora di più, ma cominciavo a vedere i primi risultati. Il metro erano quei jeans che non mi entravano, aveva detto il Serretta. Dovevo tenerli come obiettivo, per cui ogni 10 giorni andavo in negozio e li provavo per vedere la facilità di risalita. Alla prima prova salivano fino ai glutei. Alla seconda riuscii a farci entrare anche i fianchi, ma non a chiudere i bottoni. Alla terza, i bottoni si allacciavano tutti, tranne l'ultimo. Allora, li compri o no? Mi apostrofò scocciata la commessa. Li compro, appena finisco la dieta. Bellissimo, poi l'ultimo bottone è sempre quello critico. Tra l'altro, abbiamo un altro commento, un'altra prima volta Ah, di Ale grazie. Sì, ciao Ale. che ci scrive: la prima volta a New York, città sognata, vista in tantissimi film, pochi giorni prima dell'11 settembre, indimenticabile anche per quello, purtroppo. Ale, ti capisco tantissimo perché anch'io quando sono stata a New York è stata per me la prima volta ed era il mio sogno trovarmi in quella città, vista veramente in tantissimi film, serie TV, Sì. sognata. Tant'è che quando ero lì in mezzo a quei grattacieli, io stessa mi sentivo in mezzo a un film, quindi è stata davvero un'esperienza splendida. Tra l'altro, Bellissimo. Cia, volevo Sì? Si anch'io leggere, ci provo, allarga. mi sto allargando piano Se piano, sta ogni allarga, volta ogni se sta puntata allarga. ci provo. Fammi sentire. Ho cantato, quindi ci mancava solo che leggessi anch'io una parte che sai che io sottolineo le Esatto. frasi che mi piacciono. So che tante persone non lo fanno e Noi lo alle quali facciamo. piace tenere il libro tutto bello intonso. A me invece il libro piace segnarlo, piace viverlo fino in fondo. Poi sai, ognuno ha giustamente il proprio modo di godersi anche le letture e i libri.
Stiamo parlando appunto la protagonista sta parlando delle sue prime volte. Siamo circa all'inizio, verso le prime 30 pagine. E a proposito delle prime volte, nella sua riflessione ci dice: sono tappe che ricordiamo tutti, solo nostre, popolate da persone che abbiamo perso per strada o che invece la strada la attraversano ancora con noi. Questa già frase mi ha conquistato. Sfocate o nitide, le prime volte sono pezzi infrangibili del nostro mondo. Nessuno può pensare di portarcele via, imitarle o dire di averle vissute tal quali. È Caspita. Sì. bellissima questa parte perché davvero, secondo me, riesce tantissimo a coinvolgere il lettore, proprio perché inizia a come dire, innesca tutto un processo di ricordi mentre stai leggendo la storia della protagonista. E infatti io ero molto curiosa di chiedere a Fabienne dove avesse preso l'idea, poi in realtà alla fine del libro spiega che appunto non è una storia autobiografica, però è scritta talmente bene, nel senso che Nel il dettaglio proprio. personaggio è talmente credibile, diventa talmente reale nel raccontare le proprie esperienze che se non lo sai, ti viene da pensare, ma sarà sicuramente autobiografico o comunque conterrà, no? E invece poi alla fine non è così e ti rendi conto appunto anche della bravura dell'autrice a renderti tutto talmente credibile da farti vivere di nuovo i tuoi ricordi, le tue prime volte. Quindi si Esatto. innesca proprio un percorso di ricordi. È bellissima come esperienza È di lettura. bellissima, sì. E infatti la direttrice di collana, che è Sara Rattaro, infatti, che lo diciamo tutte le volte, ha scritto proprio, avendo scritto la prima pagina, come si dice, non il pre, avendo scritto due pagine La rispetto a questo. La presentazione. presentazione, grazie. Devo dire che ha scritto proprio questo, no? Stasera invito le mie amiche ed è andata così, me Bellissimo. l'aveva proprio raccontato. Stasera invito le mie amiche e cerco di indagare questa cosa. Quindi le ha fatto proprio venire voglia, la lettura di questo romanzo, di incontrarsi con le amiche a fare questo che stiamo facendo noi stasera con i nostri amici, che devo dire grazie perché sono stati davvero carini e hanno partecipato con noi. E invece la Fabienne scrive che una lettrice è rimasta malissimo perché alla fine ha capito che il romanzo non era autobiografico e dice: mi ha proprio scritto per lamentarsi, ma mica potevo cambiare il libro. Addirittura si è lamentata, Vabbè, ma pazzesco! ragazzi, ma si sa Non come l'avevo mai funziona, sentita no? questa, No, è una prima neanch'io, volta, neanch'io. immagino, anche forse per Proprio per la l'autrice, prima perché volta per ti l'autrice. scrivono perché si lamentano che non è una storia autobiografica, io non l'avevo mai sentita questa cosa. Fantastico, fantastico, E invece fantastico. Federica, a proposito della lettura che hai fatto Sì. Lucy sulla dieta, Sì. Federica scrive: che dieta da incubo! E lei Eh è sì, una è nutrizionista, quindi una chi meglio di lei nutrizionista. può saperlo? Sì, fa parte di quelle meravigliose esperienze, Federica, per cui conosci qualcuno per lavoro e poi diventa amica, no? E succede raramente, quindi quando succede è molto bello. E lei, sì, l'ho conosciuta proprio per lavoro e poi dopo abbiamo fatto amicizia e adesso siamo amiche. E essendo nutrizionista, in effetti, se lo dice lei, decisamente sarà una dieta da incubo, effettivamente sì. E Allora, cosa Fabienne dici? scrive: giuro Federica che è una dieta vera di un tuo collega, tra l'altro. Attenzione, quindi qua ci sono vari collegamenti di cui noi non sapevamo nulla. Il bello della diretta, Il bello della quindi diretta. In in realtà realtà l'autobiografica è proprio la dieta. possiamo dire che la dieta che abbiamo letto in realtà è stata una vera dieta. È Non stata so una vera perché. dieta, è stata una vera dieta. Nome in privato le scrive, ride. Certo, assolutamente, perché non spoileriamo, vero Fabienne? Assolutamente, neanche il nome del medico spoileriamo, per carità, per Assolutamente. carità. Assolutamente. Noi Luci abbiamo veramente oramai 3 minuti, pochissimo, quindi ne approfitterei per Sì, ringraziare innanzitutto tutti voi assolutamente. amici e amiche che ci avete seguito questa sera e avete
vissuto con noi la storia che Fabienne ha scritto in Buona la Prima. Fabienne dice, non che lo conosce Federica, perché qua intanto la storia nei commenti sulla dieta sta andando avanti, Lo quindi. sapevo che l'argomento era caldo, lo sapevo che Eh sì, avrebbe colpito molto, un argomento l'interesse hot, generato. assolutamente. Voglio ricordarvi che il libro Buona la Prima di Fabiana Agliardi è pubblicato da Morellini Editore e con appunto una presentazione di Sara Lattaro, che tra l'altro è bellissima come tutte le sue presentazioni, davvero riesce a cogliere la quotidianità della storia che poi ti rimarrà, il fatto che ti fa sentire già ancora prima di iniziare la storia, te la fa già sentire vicina È ed vero, è è veramente in verissimo. questo, secondo me, è fantastica. Ed è appunto fa parte della collana Varianti, appunto diretta da Sara Lattaro e Mauro Morellini. E come in tutti i libri della collana Varianti di Morellini, esatto, Lucia già bravissima con la regia, te la La sta regia. facendo vedere. C'è il codice QR con il quale su Spotify potrete ascoltare la colonna sonora di questo libro, di questa storia, perché tutti i libri della collana Varianti hanno un in più davvero splendido, ovvero vi potete ascoltare quelle che sono le canzoni che hanno accompagnato l'autore nella stesura del romanzo e quindi vi faranno entrare ancora di più nella storia e vi regaleranno delle sfumature indimenticabili, proprio È per vero. vivere appieno e davvero a 360 gradi, con anche i suoni, le storie che vengono presentate in queste collane. Quindi vi consiglio assolutamente innanzitutto di leggere questo libro perché è spassosissimo, è davvero molto divertente, è una storia che a me è piaciuta tantissimo e quindi vi dico, leggetelo, poi sappiateci dire perché davvero merita assolutamente di essere Sì, letta. ringraziamo tutti i complimenti che ci stanno facendo. Fabienne ha scritto: grazie, siete state bravissime. Bruno Volpi scrive: Fabiana. bravissime Books Angels. Federica scrive: bravissime Books Angels. Ma mi hai fatto venire una voglia che non posso dire di no a me stessa, perché mi è venuta questa idea. Per la prima volta, ta-ta-ta-ta, leggerò l'introduzione di Sara Rattaro. Idea splendida. Allora direi di fare così. Intanto, visto che abbiamo pochissimo tempo, salutiamo tutti voi e tutte voi, cari amiche e amici, che ci avete seguito anche questa sera e che ci supportate e ci sopportate ogni 2 martedì al mese. Noi vi diamo Esatto. appuntamento tra 2 martedì con le Books Angels, ma non mancheremo nelle nostre stories di ricordarvi l'appuntamento. Lucia Caponetto, lettrice ad alta voce, seguitela, seguite il suo profilo, seguitela anche su Ovunque. Facebook perché fa sempre delle letture molto interessanti. E io Grazie, grazie sono Mari. Mariangela Cofone, The Wismall Blog, mi trovate appunto sul mio blog, thewismallblog.it e anche sul mio profilo Instagram. Non parlo più, detto questo, vi saluto e vi lascio la lettura di Lucci che ci legge la presentazione di Sara Lattaro. Wow, un bacio Mari, grazie e a presto. Grazie a te, a presto. La prima cosa che ho pensato quando ho finito di leggere il romanzo di Fabiana Agliardi è stata: stasera invito le mie amiche a cena e glielo racconto. E così è stato. Ci siamo sedute intorno al tavolo e siamo tornate indietro di qualche anno. Abbiamo sfogliato le pagine del libro e viaggiato insieme nel passato delle nostre prime volte. Ci siamo imbarazzate e consolate. Poi abbiamo avuto anche il coraggio di ammettere che tutto sommato, se questa vita ci ha lanciato qualche palla curva, qualche volta abbiamo anche saputo metterla dentro. Ecco, l'effetto magico di questo libro ti fa venire voglia di ricordare con un po' meno paura di quella che avresti immaginato. Quelle che ci racconta Maya sono all'apparenza piccole storie, vicende che avremmo potuto archiviare nel nostro passato classificandole come senza troppa importanza, che hanno però la capacità di far vibrare le corde più universali.
Leggera e senza retorica, ironica e pungente, la protagonista ci racconta le sue prime volte vissute negli anni 80 e 90, indimenticabili anche per me. E così, al suo primo amore, la sua prima delusione, il suo primo stupore, sono diventati un po' anche i miei. Sara Rattaro. Bellissimo. Leggo l'ultimo commento di Ale. Complimenti a voi come sempre e complimenti all'autrice per questa bella idea. Buona la prima di Fabienne Agliardi, pubblicato da Morellini Editore, che come sempre ringraziamo tantissimo. Tantissimo. Books Un Angels, abbraccio, Books Angels, ci alla vediamo tra prossima! 2 settimane con un'autrice. Cambiamo registro, come cambiamo registro? Ma non diciamo niente, dai, lo diciamo nelle prossime stories. Creiamo un Ciao. po' di suspense. Sì. Ah, però dobbiamo dire una cosa importantissima, Mari, che sarà giovedì 4, non sarà come al Sì. solito martedì, ma sarà giovedì 4. Semplicemente perché il 2 marzo è il compleanno di mia suocera e non vorrei mai che ci invitasse a cena e io dovessi dire no, non posso, capite bene che non si può. Assolutamente, non possiamo rischiare, quindi vi Fabienne mi aspettiamo. capisce. Un abbraccio, ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao.